Posto anche una domanda, Alberto, perché vengono i forestieri a Venezia? E questa domanda ci introduce in qualche modo anche in i nostri ospiti seguenti, che sono Karen Friben Marson e Luciano Marson, dei fondatori di Physis of Venice. E che ci parleranno di un argomento molto attuale, molto contemporaneo, che è l'economia circolare per l'innovazione del design del souvenir veneziano. Leggo: nell'abuso e nella banalità dei souvenir contemporanei, questo è un progetto di recupero materiale e culturale che trasmette identità, storia, ironia e autenticità. Sono le parole con cui si è espressa la giuria del 21° Compasso d'Oro Loadi nel conferire il premio nel settembre scorso all'impresa, ed è proprio il caso, la parola che ben descrive sia l'attività che il proposito di Pieces of Venice, appunto dei coniugi Marson. Loro sono partiti letteralmente da pezzi di Venezia, dal riciclo di materiali dismessi, per produrre oggetti originali e unici, assegnando all'oggetto del souvenir, perché quando si parla di Venezia si parla immancabilmente anche del souvenir, un'utilità funzionale. Quindi vabbè, un gioco, un bastone, un'altalena e così via, ma lo vedremo e ce lo racconteranno loro. E quindi anche scopriremo quali sono questi pezzi di Venezia che vengono riproposti, che possono essere le catene delle navi, come possono essere le bricole, dismesse, ancore, eccetera. E lo fanno tra l'altro con design del contemporaneo, quindi per individuare nuovi oggetti. Pieces of Venice è un progetto che nasce dall'amore, l'amore per Venezia, per i suoi materiali, per il saper fare artigianale, per la bellezza. È un'impresa sociale a economia circolare, con filiera corta. Parte dal recupero e successivo riciclo di materiali dismessi di Venezia e attraverso l'industrial design li fa risorgere a nuova vita sotto forma di souvenir e oggetti utili alla persona. Sono anche un collegamento fra le vecchie e le nuove generazioni, alle quali si racconta una storia, come quella di quest'elica nata dallo stecco ritorto di un gelato mangiato quando ero bambino. Questi prodotti restituiscono bellezza alla città da cui provengono, offrendo al turista l'opportunità di contribuire all'iniziativa Salva Venezia un pezzo alla volta, diretta a finanziare alcuni interventi volti a ripristinare il decoro del centro storico. Veri pezzi di Venezia ritornano quindi a vivere, a beneficio della città stessa, e si traducono in un forte impegno anche sul piano sociale. Pieces of Venice è infatti una benefit company a capitale privato che affida gran parte della produzione alla cooperativa sociale Futura, contribuendo così a reintegrare nel mondo del lavoro 60 ragazzi disagiati. I prodotti sono tutti dedicati a questa città unica al mondo, a partire dal loro nome, che ne indica un indirizzo, sia esso un luogo di cultura come un museo o un'attività di eccellenza come un ristorante, disegnando una mappa che rimanda il turista a scoprire luoghi al di fuori dei percorsi classici. Tutto può diventare bellezza, anche il rifiuto abbandonato in laguna. Per l'alto valore sociale del progetto e per amore di Venezia, un pool di rinomati designer italiani ha abbracciato con entusiasmo la progettazione dei nostri oggetti. Dal gennaio 2020, Pieces of Venice è stata riconosciuta startup innovativa. Eccovi tornati. È un video molto, molto eloquente, però mi viene appunto da chiedervi, per darvi il là, magari per raccontare ancora più approfonditamente il vostro progetto, quale mancanza o vuoto ha voluto colmare o ha colto Pieces of Venice, in qualche modo voi e quindi tramite voi Pieces of Venice, questo progetto? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito a partecipare a questo interessante convegno. Il vuoto che abbiamo voluto, che ho voluto io come ideatore di questo progetto colmare, è proprio quello di
far sì che di Venezia non vada in giro per il mondo un pezzo di plastica made in Oriente, o China. in China nello specifico, ma un pezzo autentico di Venezia. Quindi l'intento primo è proprio quello di dare al turista la possibilità di acquistare una reliquia quasi, quindi una cosa autentica, una cosa che ha a che fare con l'economia circolare che ci avete dato come titolo del nostro intervento e interpretata attraverso l'industrial design. Io cerco sempre di aggiungere la parola industrial perché è questo che contraddistingue il nostro design, è quello che contraddistingue l'Italian design rispetto all'abuso che c'è di questo termine, che viene usato dai parrucchieri piuttosto che da chi fa le torte o altre cose. L'industrial design prevede che ci sia una serialità, prevede che ci sia una continuità di produzione, cosa che noi vogliamo fare al fine di poter dare delle cose, degli oggetti che siano ripetibili e che durino nel tempo, perché l'altro mio chiodo fisso da sempre, da quando faccio l'imprenditore in proprio, sono già passati quasi 40 anni, è quello di fare degli oggetti che abbiano una propria identità, una propria natura, che attraverso la quale, attraverso i contenuti di materiale e di tecnologia, durino nel tempo. Quindi il mio rispetto per l'ambiente è anche fare delle cose che uno non compra per gettarle o per stufarsi di averle, ma per conservarle, per trasmetterle alle generazioni future. E qui mi ricollego un po' all'introduzione che ha fatto Porzia nel dire che stiamo disegnando quello che sarà il passato per le generazioni future. Nel nostro piccolo abbiamo l'ambizione di voler fare questo e cerchiamo di farlo con coerenza a favore di Venezia, partendo da Venezia e ritornando a Venezia. E standoci pur da veneti, perché noi siamo di Oderzo, vicino a Venezia, ma no, non propriamente veneziani, però lo siamo di adozione perché ci andiamo spessissimo e la viviamo, perché la amiamo e perché anche dalle parole di Patrizia abbiamo imparato che c'è sempre qualcosa di nuovo che anche a noi, che siamo dei veterani della città, ancora sfugge, tipo la biglietteria che è di scarpa, io non lo sapevo, l'ho imparato oggi. L'altra mia caratteristica è quella che con umiltà io cerco sempre di continuare a imparare e Venezia ha tanto da insegnare. Ed è una città ricca di arte, di cultura, abbiamo un patrimonio immenso che, come diceva anche Alberto Cavalli prima, una fucina di meraviglie. Mi ha colpito il termine perché veramente se noi fossimo bravi a stilare quell'elenco di cui parlava lui, questo catalogo, e fossimo più bravi a diciamo a dargli valore, a dargli risalto, insomma, non avremo molta concorrenza in giro per il mondo, invece dobbiamo imparare a emergere in questo senso qui, a dare più valore a quello che abbiamo anche in termini di ricerca, di innovazione, di design. Quello di cui parlava lui prima è veramente un patrimonio inestimabile di arte, di cultura, di design. E quindi quello che è il nostro piccolo intento con questo giovane progetto, perché poi siamo partiti da poco più di 3 anni, è proprio quello di valorizzare Venezia nel nostro caso, ci chiamiamo appunto Pieces of Venice, non a caso, potevamo chiamarci Pezzi di Venezia, ma abbiamo voluto anche introdurre un pochino più un'ambizione internazionale in questo, perché Venezia è una città amata in tutto il mondo. Come diceva anche il professor De Michelis prima, abbiamo punte di 25 milioni di turisti che vengono a visitarla. Venivano, beh certo, adesso siamo a un momento di stallo, di pausa, in cui tra l'altro è importante perché insomma ha dato anche modo di respirare a questa città e mi permetto di dire anche di fare dei bilanci, anche i veneziani stessi, chissà che riflettano anche su un futuro diverso della propria città. Comunque noi siamo partiti dall'amore per questa città di Venezia, come diceva mio marito, non siamo propriamente veneziani, ma insomma ci riteniamo veneziani d'adozione anche. Anch'io fin da piccola ho sempre amato questa città come una bolla quasi sospesa nel tempo che regala delle meraviglie. Però
con la chiara coscienza ogni volta che si va, che non sempre è molto amata e rispettata, specialmente proprio dai turisti che vengono un po' da tutto il mondo. Ed è una bolla fragile che va preservata. L'intento nostro è quello proprio di sensibilizzare con questo progetto. Partiamo appunto dal recupero del materiale stesso per un concetto di economia circolare, di sostenibilità ambientale che ci è molto caro. Comunque non volevamo creare nulla di nuovo, ma recuperare. Ecco, l'intento è recuperare e preservare. E tramite appunto invece la ricerca, l'innovazione, perché insomma il design è sempre legato a un concetto di, no, di rinascita, di reinventarsi qualcosa che magari parte da antiche tradizioni, ma si evolve con concetti anche nuovi e freschi. E appunto anche noi, attraverso questi nuovi oggetti che partono dal recupero, cerchiamo di raccontare la città, raccontarla grazie alla toponomastica. Questo che appunto, come si diceva anche nel video, ogni nostro oggetto non ha un nome, un semplice nome, ma indica un indirizzo. Un indirizzo appunto di Venezia che porta a dei luoghi che ci danno così la scusa per essere raccontati. Alle volte vengono raccontate delle tradizioni, alle volte vengono raccontate delle eccellenze, come magari dei ristoranti, delle antiche farmacie, alle volte sono dei luoghi di cultura, come dei musei. Abbiamo degli oggetti, non so, dedicati al Guggenheim piuttosto che a Carezzoni, con la nostra altalena, ad esempio, è stata ispirata anche a un dipinto del Tiepolo, all'altalena dei Pulcinella, e quindi questo, diciamo, diventa un po' una scusa per raccontare queste chicche, queste meraviglie che sono cosparse in giro per tutta la città e di cui appunto magari i turisti non sempre... o meglio, i turisti, quelli un po' morghi e fuggi, no? Magari non si soffermano ad entrarsi nel racconto, nella storia, nello storytelling. Noi abbiamo voluto così, con questo nostro progetto, cercare di sensibilizzare a questo. Quindi di non comprare magari 1000 cineserie, di cui purtroppo Venezia è sommersa, piena di queste bancarelle ovunque, ma magari scegliere anche solo un oggetto, magari può costare un pochino di più, però fa anche del bene alla città. Una città che appunto può essere indagata con quello che racconta appunto l'oggetto stesso, e soprattutto anche il fatto che ogni oggetto, diciamo 3 euro per ogni oggetto, sono devoluti ad un'associazione che è la Masegna Inizio Retti, che si prende cura della città, della salvaguardia, del decoro di Venezia. Sono un gruppo di volontari appunto veneziani che nel loro tempo libero puliscono dalla plastica, dai graffiti. E quindi, insomma, diciamo che è un oggetto che parte da Venezia per tornare in qualche modo a Venezia. E noi cerchiamo, insomma, di far arrivare questa cosa in tutto il mondo per aiutare, insomma, per dare un nostro piccolo contributo in tal senso. Ecco. È un contributo, tornando... ai temi degli oratori che ci hanno preceduto, legato sempre alla bellezza di cui abbiamo parlato anche nel nostro video, ed è la bellezza che ha contraddistinto l'industrial design che ha reso famosa l'Italia nel mondo per questa sua caratteristica, che si è sviluppata negli anni, a partire dagli anni 50, ma soprattutto negli anni 60 e 70, dove abbiamo avuto i grandi maestri dell'industrial design e le grandi industrie dell'industrial design. Quel periodo storico era caratterizzato dalla presenza del proprietario dell'azienda a fianco del designer, del grande architetto, perché inizialmente sono stati grandi architetti che si sono trasformati in designer, l'imprenditore in prima persona a braccetto, a quattro mani, con il designer, col progettista, creava l'oggetto. Questa forza che avevano gli oggetti di quegli anni là, che sono diventati i classici adesso del modernariato,
è andata scomparendo nel momento in cui le industrie sono diventate grandi industrie, hanno cominciato ad avere i centri di ricerca e sviluppo, hanno delegato ad altri questa funzione e quest'anima che c'era all'epoca oggi non si ritrova più se non nelle micro aziende italiane, e la nostra vuole essere la salvaguardia di questo piccolo mondo fatto di persone che danno il proprio contributo, il proprio sapere, il proprio amore nel realizzare oggetti di industrial design, in questo caso dedicati a una città che ne ha bisogno e che ha bisogno di essere aiutata, rispettata, ma anche ha bisogno di essere conosciuta per la forza che ha, perché è rimasta questa immagine dell'Acqua Granda del novembre 19, però è rimasta l'immagine delle ferite che ha prodotto, ma non è partita subito l'immagine della rinascita che si è rialzata in tre giorni. Cioè, dopo pochi giorni, poche ore, la città era viva e fruibile come prima, cioè, non ci sono state fermi dovuti alla situazione contingente di Venezia, ma sono stati fermi dettati dalla falsa informazione che è arrivata della Venezia che andava a carità di contributi, che andava ai veneziani, hanno un loro orgoglio, si sanno rialzare da soli, non hanno questa immagine che è passata di gente che va alla questua, cioè, no, questo non ci sta bene, non mi sta bene, e cerchiamo di farlo capire, di trasmetterlo e di contribuire a rendere, a mantenere viva questa città. Bene, ci riuscite senz'altro. Io vi ringrazio tantissimo, e purtroppo non volevo tagliar corto, ma stiamo accumulando un po' di ritardo, anche se penso che sia è perdonato da tutti, dato l'interesse proprio degli interventi di ognuno, e appunto anche voi avete dato un pezzo di Venezia, del racconto di Venezia, sicuramente importante al dibattito, a questo forum. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. A voi. Buona giornata.